questa nuova live di Spyro Reignited Trilogy. Oggi continueremo la storia e io devo abbassare il volume di gioco perché è alto, vero? Sto spaccando pure le orecchie. Allora, vi dico che non ho le cuffie che uso sempre, quindi se mi sentite strano è normale. E niente, allora, continuiamo con Spyro 3 of the Dragon. Ecco, ti sento un po' bassino, esatto, e vado a dopo. Ciao Peppe, a dopo. Ci penso io a abbassare il volume. Perché dovete sapere che ci ho giocato ieri e quindi ho alzato il volume, perché c'ero molto basso normalmente. Però se parlo così con il microfono, le cuffiette, perché ho le cuffiette, mi sentirete bene, no? Comunque, ora io non mi ricordo niente di quello che stavo facendo, perché da un bel po' che non ci gioco. E niente. C'è che non diceva il microfono. Ci provo, però il problema è che questo è un microfono delle cuffiette, quindi capite, tipo quel tubo lungo che sta vicino al cavetto delle cuffie. Ok, allora. Il gioco si sente bene, beh, se ci stai ancora. A parte che ho detto che devo abbassare il volume qua. Mettiamo tipo 6 a tutto. Se è troppo alto, ditemelo. Perfetto. Io non c'ho più Spyro retro, però va bene così. Ciao Albino, salve! Allora, si sente bene il gioco? Si vede bene? Credo di sì. Allora, cosa dovevo fare? Non mi ricordo proprio niente. Abbiamo fatto la base del Sergeant Bird. Ora dobbiamo fare... Allora, piccolo nevoso l'abbiamo fatto. Questi sono dei conigli. Questo sta piccolo nevoso, ma se non sbaglio, giusto? E questo l'abbiamo già fatto. Ok, quindi non è qua. Dobbiamo andare da tutta la parte. Allora, sopra cosa c'è? Anzi, vediamo dagli obiettivi di Xbox. Io sto facendo pure gli obiettivi di frattempo. Giardino del sole. No, questo no. Torre incantata. Distruggi tutte le mongolfiere. Ok, vediamo se c'è qualche skill point invece. Ho sbagliato tasto. Ok. Torre incantata. Record pista skateboard 2. Ok. Quindi dobbiamo andare a Torre incantata che è qua sopra. Guardate che vi leggo. Io sono in piedi. Boh. Ok, qua c'è qua torre incantata, andiamo. Comunque ciao Peppe, ci vediamo dopo. Non so se già l'ho detto prima. Eccomi qua. Quegli schifosi Rino ci hanno costretti a costruire una statua della maga, ma quando l'abbiamo finita lei si è lamentata che era troppo brutta. Secondo me è molto più bella dell'originale. Per platinare tutti e tre, quello è il mio obiettivo. E il mio obiettivo è proprio quello, infatti lo sto facendo in live. Secondo me già l'ho platinato. Ma i video non ci saranno perché purtroppo si sono cancellati, però. Vediamo, questa porta si apre. Ho dato una bella capata inutilmente. Salve signora Teppora. C'è della roba. Oh, ho capito. Ah, sputa così a caso. No, cacchio, l'ho capito. Oh, è bello questo. Adesso è morto però. Sento. Perché sto purtroppo con il microfono della... Che cacchio, occhio qua, devo parlare un po' più alto, mi sa. Quindi, parlerò alto. Aspettate. Un tizio che vola sopra di me. Allora, mi sa che lo riesco a prendere con sta palla, Vedi se mi sentite così. Purtroppo con le cuffiette che ho io adesso è un casino. Le cuffie che ho normalmente non mi funzionano, sì. C'ho una mica di me. Vabbè, mi sa che devo andare da un'altra parte, non l'ho mai giocato prima, quindi... No! Via! No, è caduta! Poi ogni tanto se ne cade pure la cuffietta qua. Potete capire come sto scomodo. Comunque... Devo procurare delle cuffie.
oppure un adattatore per le cuffie che ho sul computer. Allora, andiamo nella lava. Andiamo per di qua allora. Salve! Via! Aia! Se non sento. Ah, mi ha colpito, dai, se sono una. E lei stia là che vado a prendere un paio di pecore se non le dispiace. Questo verde. Signore! Addio! E tu! Come bello quando bruci le pecore praticamente le di. Fanno tipo l'animazione. Oh no, non mi guardare! Sono nuda! Vado, sono passato solo per un salutino. Va bene, ci vediamo, grazie, Albino. Questo è un po' più. Prenda questa palla. Proprio in testa. I palloncini di scoppi con il sergente Ma. Ah, grazie. Con il carissimo Sergeant Bird. Allora, vediamo un po'. Non c'è nemmeno nascosto. Normalmente le metto gli angolini proprio a fronte. No? Bene. Ah, non ti castrare. Allora ci dobbiamo buttare ora. Urliamo! Ciao tizio! Oh. Vedo, anzi ti sento, no? Ti arrivo? Dai sì, sì. Gladys! Gladys? Pallonetto! Cacchio se l'ho fatto pallonetto a quello! Vola! Ok. Signore! Non mi piace la gente. Aspetti, piano piano. Ho la vita. Prendo questo di terra perché ho visto che ci sono questi tizi che volano. Allora, vediamo se riesco a dirlo. No, non c'è. Ah! Ok, lo so. Fatto bene a mettersi da dietro allora. Io mi riporto la palla indietro, non si sa mai. Allora. Qual era l'obiettivo? Già me lo sono dimenticato. Uno era della pista di skate. L'altro è. Distruggi tutte le mongolfiere, ok. Cioè, devo farlo sempre con i sergenti, vero? A meno che non posso sputargli addosso la roba. Salve. Allora, qua passano tipo i draghi o quello che sono. Posso andare per di qua. Non riuscirò mai a colpire con. Ah, quella è la statua. Allora, tutto, tutto, tutto. A lei. Devo buttarci giù tutto. Laggiù. Perfetto. Volare. Non cadere. Allora. Quando lo feci io sto livello. Tirai certo. Ok. Ho capito già. Li riesco, sì. Bravo! Italiano! Li riesco a colpire se passo più o quattro. Visto che girano qua, oh, guarda un pianeta, Saturno, e tu? Vabbè, ci provo dentro. Dove devo andare per andare? Devo andare di qua. Volare! Una vita, grande. Siamo le capate alle farfalline. E mo? Devo andare. Là sono già stato. Laggiù? E lì c'è una cosa da distruggere. È meglio con il sergente. Tanto si fermano. Eh sì, è vero. Vabbè, mo appena troviamo il caro vecchio sergente rifacciamo. Dovevo andare di qua. Sono caduto giù. Vero? Sì, che sono caduto giù. Whee! Prima caduta. Contiamole tutte perché già lo vedo difficile. Ah.
Signor Snorlax, salve. Tutto bene? Scusate se si era staccato il controller. Vedi per questo. Basso volume del gioco o alza il tuo Dark? È troppo alto? Cioè, allora, io avevo messo a 6, mettiamo a 3, vai. Mettiamo a 3. Tanto penso che si sente lo stesso. Ok. Ora, come mi sentite? Meglio? Il gioco si sente ancora, perché io voglio comunque che si sente il gioco, non è che parlo solo io. Allora, dove sono spawnato, mo? Qua. Inizio proprio, sì. Ah! Ok, salve. Se ne vada via. Venga. Ah, no! Non intendevo fare quello. La pecora è morta. No, mi serve la pecora! Maledetto! Mi ha dato una vita grande. Se ne vada. Ah, che mira che c'ho, eh. L'amo bene. Ma lei non voleva spararmi prima. Ah, non esagerare però. Quello che vuoi tu. Ma fino a un certo punto, no? Allora, se si stacca ogni tanto il controller è perché mentre faccio il movimento per leggervi, perché sto vedendo da computer. Allora, dove devo andare? Cioè mi butto qua, no? E poi? Qua dove sono partito? Arrivare laggiù? No, è possibile. Dove devo andare? Mi dice che devo portarmi tipo la palla per... dovrei andare alla palla del livello, no? Giusto? Guarda che sono inesperto, ve l'ho detto, non ho mai giocato. Secondo che da piccolo ci sentavo su piede. È difficile mirare con quella palla, eh sì, perché poi va arco. Allora proviamo a buttarci. Mi serve la palla? Forse no. Laggiù su quella torre. Non ci arriveremo mai. Siamo morti. Ah! Dove cacchio devo andare? Oddio. Mi sa che c'è un'altra parte del livello che ho mancato, come sempre. Sì, purtroppo. Caricamenti che sono molto lenti qua. Casino. Mentre volo, ma è schifoso. L'ho preso? Sì. Ok, allora vediamo. Io me la porto con me questa bella pallina. Hop lap. Aspettate che vi leggo. Secondo ma! Ma dove? Ma chi? Ma cosa? Perché? Quando? Ma non c'era nessuno? Secondo me, devo buttare, aspettate che leggo, come sembra questo remastered, se appunto questo livello mi persi, è come se fosse, come mi sembra la remastered, guarda, a me piace,
Cioè, è fatta molto bene, i colori sono molto belli, vivace. Spyro mi piace pure il doppiaggio, non è male, direi. Però voglio capire dove devo andare. Vabbè, devo salire per forza. Allora, è la terza volta che facciamo questa parte. Non cadere, Spyro, bravo. Mi porto la mia cara palla. Aspetta. Devo andare là per forza. Forse è così. Salta, salta, ok, grande. Ok. Quindi ora sono qua. Dove stavano i tizi prima. Salve. Si può buttare nella lava, fa la cosa migliore. No. Vabbè, allora di qua. Sono una mira di me. Allora ti colpisco così. Oh. Quegli schifosi Rinok ci hanno costretto. Non è quello che volevo. Ho già parlato con lei. Allora, noi ho fatto una cazzata, vero? Wow. Se non devo usare il signor Sparks? No. E ributtiamoci di qua. Sono tutti in giro. Signora Pecora, per favore, faccia il suo lavoro. Ok. Non mi dire che c'era qualcosa là nascosto. No, perché ho visto una scalina. A posto. Aspettate che vi leggo. Cerchiamo di non staccare il controller. Un po' difficile, aiuto, è caduta la cuffietta. Era meglio quello originale però, in italiano. Ah, bellissimo! Io purtroppo non ci ho giocato a quello originale perché c'ho. Sono piccolino, però. Piccolino. Vabbè. Mi ricordo da video che ho visto c'era un doppiaggio che era qualcosa di orrendo. Spiro, ragazzo mio, ho un pisello magico. Ah, quell'hanno rimossa questa parte. Ah, ah, ma sei uno stronzo. Ma sei uno stronzo, io non ho il coso a portata di mano e non ti posso mai colpire. Se ne vada, via, bravo. Ma lo sapevo che mi dovevo portare il coso. Il coso, la palla. Allora, e dove devo andare? Veramente è un casino. Non vedo strade che portano a Roma. Mi sto perdendo qualcosa, no? Murble, murble. Sparks! Qua? Ah, là sopra, ma vai a fare... Ciao. Potresti andare via, volare dove vuoi tu, tranne qua? Per favore? Grande, grazie. Ci arrivo? Ci arrivo? Sì. Aspetta, facciamo. Dovevi salire là sopra, credo. Ci posso arrivare. Dove devo andare? Sto perdendo. Fax dice qua. Qua non posso andare. Fax dici. Grazie, no. Aspettate un attimo che vi leggo. L'ascensore, vedete, quindi era qua. Ah, già vedi, c'ho pure l'Alzheimer. Va bene, devo tornare dove stava l'ascensore. Ok, qua sì. Ah, devo arrivare là sopra. Ok, ho capito. Poi da qua ci sta tipo una stradina. Ho sentito un tizio che mi sputa una palla addosso. Non mi sputate palla. E da qua immagino che devo arrivare laggiù. Come ho fatto a non vederlo? Oh, un raggio. Puta raggio. Dove va questo raggio? Qualche parte. Ho rotto la scheda. Via. E due. Ah, grazie, non so perché sono un po' cieco. Questa zona l'avevo già vista però. Allora, ma ci stanno quei draghi là che volano. Dove riesco a portarlo? Sta in aria. No, ah. Amico.
2. Vai, vai. Sono quasi pronto. No, no, no. Al mondo volevo parlare. Ultima opera di arte quadrimensionale in tempo reale. L'ho intitolata Vieca strega esplosiva numero 9. Devi solo accendere i tre razzi che sono qui intorno e il mio capolavoro sarà completo. Sì, non si preoccupi. Però prima c'è un po' di gente a cui devo pensare. Ah, non servirò male. Ai. L'ho preso. No. Ah, corri. Mi serve una palla. Una pecora. Vieni qua. Aspetta un attimo, vi leggo. Intanto. Te lo stai dicendo a 19 minuti. Non me ne sono accorto, scusatemi. No. No. Ah, ho capito come devo fare qua. Poi devo arrivare là sopra e gli faccio il seguito. Yeah, ho distrutto la statua. Ops, avevo nascosto quest'uovo dentro la statua. Spero che l'esplosione... Perché nascondi le uova? Mi servono! Peanut! È una nocciolina! Ah, ok, il nome ci sta. Pure marrone come una nocciolina. Ok, ok. No, no, vattene, vattene, qua sputano fuoco male. Oh, oh, aspettate che vi leggo. Ciao Ultra Chaos. Grazie, grazie. Slaya Kun era anche un bel gioco, non l'ho mai provato, però bello. Ci giro le mille volte, capisco. Ho visto che c'è un tizio che conosco, un inglese che lo sta facendo. È interessante. Allora, voi due. Uno, c'ho una mira del merda. Vabbè, questa pecora è buona però. Senti, avete rotto, vi devo uccidere male. Faccio piangere. Vabbè, tanto devo cadere qua, giusto? Sì. Qua c'è il portale che porta allo skate park, di sicuro, ne sono certo. No, ok, invece sì. C'è il caro Hunter lì. Vediamo un po' prima le gemme, poi vediamo di fare le cose. E poi devo uccidere di nuovo quei tizi quando torniamo su. Vabbè, tanto meglio se le prendo con lo skate. Ok, torniamo con Hunter, ciao. Non è il parco per skate più fantastico che tu abbia mai visto. Quando avrai imparato qualche acrobazia, potrai fare un mucchio di punti in questo posto. Ti va se ti mostro qualche mossa? Aspetti, signor Hunter, voglio leggere i miei commenti. Sì, Daniele, noto che abbiamo gli stessi gusti. Vai, vai. Cominciamo con qualcosa di facile. Per saltare da una rampa, premi salto. Wow. Ti mostrerò come si fa una volta e poi toccherà a te. Va bene, signor Hunter. Hunter è bravissimo, cacchio. No, è difficile, aiuto. Yahoo! Ok, ora prova a fare un giro a mezz'aria tenendo premuto azione mentre viri a sinistra o a destra. Ok, capisco. Vabbè, oh, è fortissimo Hunter. Vediamo se io riesco. Riesco a fare un doppio giro. Ora vediamo le capriole. Sono proprio come i giri, solo che invece di virare a sinistra o a destra, devi muoverti avanti o indietro. Salta dalla rampa, tieni premuto azione e premi avanti o indietro. Ok, vai, fammi vedere come fai tu, che sei bravissimo. Tony Hawk. Vai. Madonna, ma è forte. No, è troppo forte, Hunter. Basta. Quanti salti. Ehi, hai talento. Vediamo se riesci a fare una rotazione nell'half pipe. Gli half pipe sono le rampe blu. Puoi fare una rotazione saltando dalla sommità della rampa blu e poi virando a destra mentre sei in aria. Ho fatto un sacco di giri prima. Ma dai, è bellissimo. Fatti più di The Hunter. Perfetto. Ora vediamo se riuscirai a fare un 900. Salta più in alto che puoi. Esegui due giri e mezzo in aria e poi atterra di nuovo sulla rampa. Oh. Ok. L'ho fatto prima, mi sa. Uno e due. Fatti di più. Mi so. Vabbè, facciamo. Quello sì che era un 900. Devo ammettere che hai stoffa, Spyro.
Ma prima che ti monti la testa, vediamo se riesci a fare un buon punteggio sulla rampa gigante. Fai tutte gigante. Le mosse che vuoi e vediamo quanti punti riesci a totalizzare. Aspettate, voglio leggere i commenti. Ah, che stai parlando di Remastered? Dark, ti ricordo che ti aspetto su Skyrim, eh? Non ti preoccupare che Skyrim ci sarà domani forse. Se non ho impegni, lo porto, perché comunque devo controllare. Allora, vediamo. Oddio, Ante. Non sei caduto. Va bene, ho capito. No, non intendevo questo. Aia. No. Troppo. Dai, non riesco a farlo. Ma scusami, perché lui ha fatto tutto il saltino figo e no. Devo fare questo. Ah, non sparo, che cacchio fai? Perché vai ad incontrare? Devo saltare un po' dopo. Ma dai, non posso atterrare ad incontrare, no? Ma pitta. Ma mi scusi, ma non mi fa la rotazione perché è blu. Ah, ecco, vedi? Ah! Ehi! Wow! Impari in fretta! Ok, sono riuscito. Sei allenato da un maestro. A proposito, stavo esercitandomi in una nuova mossa praticamente impossibile. Che ho battezzato Nesty Nork. L'avevo quasi completata quando improvvisamente ho sbattuto contro questo volo di drago e sono caduto. Dicevo. Ok, non è vero, ma puoi prenderti l'uovo comunque. Ok, va bene. Caroline. Oddio. Ah. Aspettate. Obiettivi per sta dicendo a me o a lui? Lo skate lo puoi saltare se vuoi. Vabbè, io cerco di fare un po' tutto. Comunque stavo dicendo. Ma dice a me per l'affiliazione. Perché a me mancano ancora gli iscritti solo, mi sa. Sì. Allora, quindi Hunter. No! Vabbè, sì, in realtà mi interessa, devo andare a prendere quella roba lì, mi sento. No, perché sparo, capisci male? Va bene. Ah, via, aspetta, la potevo prendere, aia. Ok, quindi prendiamo un po' tutte le gemmine qua. No, Spyro. Non si fa. Ok. L'ho preso, sì. Perfetto, grazie Spaz per la legge. Ma aspetta, voglio cadere un attimo. Voglio cadere. Devo parlare con Hunter, Hunter. Ok. No, no, ho saltato troppo in alto. In alto, in alto. Prendiamo un po' tutte le gemme. Siamo sullo skateboard che ci piace tanto, 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 tanto. Buco. Poi cosa c'è? Ah, mi sono spaventato. Oddio, pensavo che fosse un buco in alto. No, perché ho saltato? Devo salire là sopra. Vabbè. No, Spyro, no. Oddio, cosa ho fatto? No, no, perché salti? Mi servono le gemme. Ah, cadi! Ok, l'ho preso. Non so come. Allora, vediamo. Sopra là. Stanno tipo le torri che devo salire, eh. Vediamo se ci sono. Questa roba è per fare i punti, tipo. Se atterro all'incontrare a Spyro non piace. Cioè, volevo fare... Perché? Allora... Cioè, allora ci... Ripresta, allora... Io l'ho ricevuto ieri. Oh, grande! Complimenti. Allora, usciamo da questo posto. E allora, devo andare là sopra. Quindi, immagino che devo fare... A questo punto qua... Devo saltare... arrivare qua sopra. No, l'ho schivato. Ok, si rifà.
Era pure l'obiettivo di Xbox che devo fare. E qua è il punteggio. Come ho fatto? Che cosa sono andato a spartare? No, ho schiacciato di nuovo, schiacciato di nuovo. È difficile da pilotare sta cosa, non sembra. Si fa le curve un po'... No, ho saltato troppo. Vai. E ci riusciamo. Vediamo. C'è una cosa figa. Sì. Salta. Prendi. Prendilo. Ok. Perfetto. C'era un'altra cosa qua, l'ho vista prima. Ma queste non so come chiamarle scatole. Dove porta questa rampa? Vediamo. Sono le cose da prendere, i palloncini e poi c'è. Oh, salta! Wow! Sono arrivato! Sì, ballo, ballo, ballo! C'era un palloncino là. Vediamo un po', come lo prendo? Devo saltare all'altro lato, ok. Tranquillamente. E qua. Andiamo. Faccio un po' colpo, se faccio una bella figura lì. Ah! Sì, l'ho preso. E non è caduto Spyro, complimenti. L'ha data la gemma. No. E ora l'ho preso. Dovrei cadere perché voglio vedere una cosa. Vai, si batte, vai. Spax dice che ce ne dobbiamo andare, ma noi dobbiamo fare l'obiettivo, quindi mi sa che dobbiamo parlare di nuovo con Hunter. Hunter sta sulla rampa grande, giusto? Qua andiamo, andiamo dal nostro amichetto Hunter. E qua andiamo a sbattere. Adesso tu lo... ho detto andiamo a sbattere. Vai a sbattere Spyro, maledetto. Ok, grazie, posso parlare? Direi che sei pronto per una sfida testa a testa. Vuoi provare una gara freestyle a punti? Madonna. Scusate un attimo, non stavo leggendo. Vado a tenere compagnia. Che ho solo una... un momento. Sembra... Grazie, grazie. Ci vediamo. Grazie per essere passato. Non c'è nessun trofeo riguardo allo skate. Ma, aspetta. Un attimo. Non mi trovo. Non è vero. Ah, non era un trofeo, scusami, è uno skill point. Lo skill point mi serve. Infatti avevo sbagliato a dire. Scusami, hai ragione. Vabbè, sì, facciamo la sfida a punti, puntosi. Andiamo, dai. Vince chi totalizza più punti entro il tempo limite. Va bene. Vediamo cosa riusciamo a fare. Due minuti devo scassare ante. Ah, sto caduto come un pesce. No, devo ancora. Vabbè, Hunter è bravo. Non possiamo dire che. Ok, già l'ho superato. Hunter. Guardalo. Piano. Perfetto. Vediamo un po' cosa riusciamo a combinare. Non me l'ha dato, aia, dai! Hunter, non cercare di raggiungermi, che non... Mi ha raggiunto, bravo. Non mi ha dato il punto così, no? Ok, allora facciamo io la rampa grande perché è quella che dà più punti. E ora Hunter gli faccio un bel sederino. Non intendevo questo, però... Mi accontento per ora. Devo sempre capire che devo saltare all'ultimo. Ok, lui mi sta facendo il sedere, ma... Hunter, la smetti. Hunter è proprio bravo. Sono più bravo. Ah. No, guarda, mi sta facendo proprio una... Madonna mia. Facendo una sola. Perché sbaglio a saltare qua. Guarda, continua. Guarda, invece mi fa lo scemo Spyro. Ok. No, qua l'abbiamo persa. Se l'abbiamo persa è forza, però. Ci rifaremo.
Ah, piano piano. Dai, se riusciamo. No. Beh, non c'è da vergogna. Quando si perde contro il migliore, almeno non molto. Bene, vince chi totalizza sì, più sì, punti. Riproviamo, e... riproviamo, ragazzi, dai. Tolta non dovremmo fare tante. Dalla rampa grande, mi sbaglia sempre. Sbaglia sempre. Poi tante fatte tipo, vabbè, piano piano, però poi dopo fa. No! Madonna mia, che fail ho fatto! Io non ho continuato a girare. Abbiamo superato. Grazie. Siamo qua, facciamo tipo. No! Maledetto! Ok, andiamo fino a fare perché è inutile. No, vabbè, Hunter mi ha fatto un sedere questa volta. Prima... No, cioè, no, non è cosa, questa la vedo proprio male. Faccio schifo. Provare all'indietro, solo una, ne ho fatti due. Non mi sbaglio. Beh sì, Hunter, fai il fighetto. Andrei giù. Vai nella vita. Ecco, appunto, vedi? Grazie. Continua a fare ste cazzate. Devo saltare proprio alla fine di sto cazzo di cose. Uno, due, tre, quattro, non so quanti da fatti. Bam! Andiamo ancora, non mi arrendo. Oddio, cosa ho fatto? Sì. No, devo proprio fargli un sedere esagerato anche. Qual è il record qua? Cioè, dopo lo vediamo. Per una singola vendita, ne ho portate due però. 2000. Vediamo se riusciamo a fare una cosa all'ultimo. Non ce la farò mai. Incredibile! Come hai fatto a diventare così bravo? Chissà, tecnica! Forse un no, giorno riuscirai anche a battere il mio record. Qual è il tuo record? No, impossibile. Tieni, prendi quest'altro uovo. Volevo tenerlo come animale da compagnia, ma non riesco a farlo schiudere. Ma sei crudele. Ma subito lo dammi, si chiude e non riuscì a farlo chiudere. Va bene, bravo. Aspettate un attimo, vedo. Se toccava la terra vincevi. Riecchime. Salve, signor Peppo. Allora, mi scusi. Se vuoi, ora puoi provare a battere il record della pista. E qual è il record? Partirà quando sali sullo skateboard. Ok, grazie. Quanti più punti possibile nel tempo a disposizione. Perché se l'ho battuto prima mi incazzo un po', eh. Va bene, proviamo. Ma qual è il record della pista? Non è che me lo dice il gioco. Andiamo di qua. Ah, ok, questa era inutile però. Giusto per, sono andato a sbattere male. Eccola. Ah, me l'ha dato però un 25 a caso. No, devo salire sulla super extra rampa. Ui. Cosa fai? Perché? Un po' scemo questo coso. Ok, allora questa devo farla bene perché prima è andato proprio, ho spaccato malissimo. Ho fatto 1000. Va bene. Oh no, io avevo saltato bene però il gioco, non mi puoi dire che non ho fatto. Va bene, devo saltare proprio sulla punta, se no non è felice. Mi arrendo. Continua a fare. Perché io... Aia. Piano piano. Non so qual è il record qua però. Sì. Bello. Rotazione singola a sinistra mi ha dato 3 punti. Ottimo. C'è ancora 37 secondi. Più o meno. Un po' di meno da. Volare. Oh Madonna mia, spero che fa schifo. Mi emoziono sempre quando lo vedo. Oddio, cosa ho fatto? Aiuto. Cosa sta succedendo?
Arriviamo a 6.000? Dai sì. Dai sì che ci arriviamo. Bella. Tony Hawk non è niente. Ah, è 10.000, ok. Allora ho capito la situazione delle crescenti. Io ho sbagliato la strada. Devo andare sempre su quella rampa, saltare qua, fare un punto piccolino tipo facendo le giravolte così. Ok, va bene, ci arriviamo a 10.000. Ci arriviamo. A 12. Ecco, già ho sbagliato. C'è chi li porta a seguire. Allora, forza! Se non leggo i commenti è più tutto funziona. Bene così. Dai che sono saltato però. Bene, facciamo. Questa è fallita male. Ok, vai. Vai, gira, gira. Olè. Prima di arrivare direttamente là senza perdere tempo facciamo un paio di giretti. Belli, belli così. Prima me ne ha dati 3 di punti per la rotazione, però adesso me ne ha dati 25. Oh, gira, 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 gira. Abbiamo fatto un po' di meno di prima. Prima eravamo arrivati a 2.000. L'ho mantenuto. Ora cambiamo lato della capriola. Andiamo, anzi, no, facciamo all'indietro. Eh? Vediamo se dà un po' di più. Morirò mai. Oh, lei. Ole, 2.000. Quasi, siamo quasi. Poco tempo però non ce la faremo. Ecco, per esempio è andato 6. Prima aveva dato una cinquantina. No, vabbè. Cioè questa. Se riesco. Non è possibile. Ah, sono caduto! Mannaia! Punto siamo Spyro Hawks Pro Skating. È la terza volta che ci riprovo, io non mi arrendo. Vado a strada. Ok, già avevo perso tempo là, però fa niente. Dai, questa è la volta buona. Lo sento. Già va bene così. Okay. Devo ripartire sempre con la rotazione sulla sinistra. Mi tenevo questo per la rotazione. Ok, bravo Spire, hai capito. Olè. Siamo pure un po' qua. Non me l'ha dato però, vabbè. Facciamo la giravolta, anzi due. Però me l'ha data singola, in realtà ne ho fatte due, mi sa. Non lo so, io che sono cieco. Adesso siamo a 3.000, abbiamo ancora. Va bene. Facciamo sempre questa cosa che davanti. Snatch, mi sono portato sfiga da solo come sempre. Da sola. Lo so che può sembrare noiosa questa parte, ma purtroppo la devo fare. Dico che potete giocare 100% perché gli skill point sempre. Dai. Questa la vedo bene. Olè. Piano. È girato a un certo punto. No, sono caduto qua. Ho sbagliato strada, vabbè. Pure questa è fallita, mi sa. Ho fatto troppe cazzate. Non mi ha dato niente, mo. Ma va bene così. Perché prima sono caduto, mannaia. Questa la. Dai, è andato pochissimo però, mo. Perché se faccio sempre le stesse cose si annoia il gioco. È dato uno mo, grande. Vabbè. Fatto di meno pure. Ok, vai. Forza e coraggio. Devo cambiare un po' lato. No, tipo la facciamo in avanti dopo. Ma facciamo sempre a sinistra. Devo rifarlo bene questa volta senza fare. Ok, bravo.
No, dai, ero caduto. No, dai, però. Non ero caduto male. Ancora qui. Play. A 100. Già ho fatto perdere un sacco di tempo. No, no, no. La cuffietta che se ne cade mi dà un fatto. Facciamo così. Ok, così. Ok, così. Non mi ha dato niente, no? Ma va bene. Due. Sulla sinistra. La vedo male, la vedo male. Forza Spyro, forza! Anzi, forza me stesso. Affanculo Spyro. La cosa è inutile. E non capisco perché hanno messo la cosa blu, è inutile. Lo stronzi però, è andato a posto. Vabbè, per un piacere. Sperotti per me. E nemmeno poi posso far ripartire il tempo. Arrenditi. Arrenditi. Che poi, oddio, è bellissimo perché c'era scritto GIAMMAI! Dai, questa volta l'abbiamo fatto. Forza. Con le tue capacità di spingere. Dai, ma perché quando atterra male, no? Atterra tipo sulla sinistra un pochettino, gli dà fastidio, si scassa. Oh, va bene. Secondo me sta parte devo fare off camera, comunque. Non ci riesco, mo. Infatti vado off camera. Ho visto che... Ehi, come sono saltato altissimo. Ho fatto gli altri 2000, grande. Una capriola in avanti. Oh, due. Me ne è data una però. Va bene così. Però non posso andare nemmeno un po' più veloce perché dare la velocità. Sarebbe stato molto meglio. Vediamo di fare le capriole in avanti, no? Dai, ma perché? Non capisco. Perché io lascio troppo prima Y, no? Non mi fido delle capacità di spero di atterrare. No, per esempio doveva scassarsi in realtà perché era inclinato in avanti, non so in che modo. Però va bene così. Perché il gioco l'ha da buona. Andiamo la buona prima. Da sparsi. Vabbè, mi sono sotterrato proprio di. Sono uno stupido. Buon odio, te l'ho detto. Ecco, vedi, ma me l'ha dato bene che sono atterrato così però, no? Però tipo come. Dire che faccio, buttiamoci così. Dai, ultima volta. No, no, è una questione di principio, dobbiamo uscire. Già sto fatto che mi sposta così, no, va bene. Io lascio la Y, sbaglio su quello, non devo lasciare la Y perché Spyro tende a spostarsi. Volevo saltare bene. Ok. Devo atterrare anche bene. Oh, me l'ha data, mo. Perché me l'ha data? Dovevo cadere. Tutto zitto. Niente. Oppure me l'ha data, però sono caduto lo stesso. Però non ho capito che non devo lasciare la X, no? Stiamo a 6000. Problemi con le cuffie. Ok. E questa la vedo bene. Da solo però, mi devo portare a sfigare da solo, non mi devo portare a sfigare da solo. Olè. Eccoci qua, e basta, mo. Abbiamo tempo, quindi arriviamo. Saluto? Perfetto. Ora vediamo di farla all'incontrare la capriola. Anche se inutile perché già l'ho superato il record. Ora arriviamo a 12.000, dai. Cerchiamo di fare il massimo. Facciamo vedere che siamo bravi. Non delle pippette. Olè, dai, arriviamo a 20.000, se ci arrivo, grandissimo. Ok,
perché questi piccoli punti qua aiutano sempre. Ci siamo messo avanti. Dai, riesco. Un po' tempo però. Vai. Oli! Eccoci qua, 22. 22. Tipo i saltini piccolini qua. Oh, olè. 22.515. Yeah! Abbiamo spaccato. No, basta. Punteggio cero, cero. Ok, abbiamo fatto il punto abilità. Chi si è visto, grazie Hunter, è stato un po'. Questo è ancora il primo livello, beh. Non è che ne ho fatti due, ne ho fatti solo uno perché ho perso tempo prima. Per capire dove devo andare. Mi devo ricordare che ci stanno i tizi qua che sputano fuoco. Con un sacco di mappa da esplorare. Perché si levano? Maledetti. Vi odio. Il premio Oscar per i nemici più rompicoglioni va pure. Ok, bravo. Torno a casa, giammai. Abbiamo le gemme. Ok. Devo andare per di qua. Ehi, tu! Muori. Era un osso. Oh no! Devo prendere pure le ossa? Ma dai. Arrivo qua. Ah! Sono arrivato. Finalmente proseguiamo in sto livello, sto non chissà quanto tempo là. No, 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 no! Allora è una questione di abitudine, quando fatto muore. No, ma sono tornato pure quei cazzi mocchi che sputano fuoco, vero? Sì, sono tornati! Sentite, amiche. Quelli qua li ho chiamati. Io ti odio perché ti sei spostato. Poi potrei pure non ucciderli perché già ci abbiamo la gemma, però. Sono di principio li facciamo. Tu! Queste cose? Beh, manco, va. Via. Sciò! C'è pure a po' di muro. Perché non mi sparano da sotto? Non mi dà. Fairo. Fairo! Hai dei piedi! Eccola. Dai. No, io li voglio uccidere, mi danno fastidio. Perdiamo tempo, dai. Non so nemmeno che ore sono oramai. Mi ha preso lui, no? No, io aspettare. Questione di principio li devo uccidere io. Metterci anche 30 anni, tutti e due contemporaneamente come prima, va benissimo, bravi. Ora non mi rompete più le palle, però. Cerchiamo di non cadere come dei deficienti come abbiamo fatto prima. Piano piano. Allora. Guarda una pecora. Quindi quel tizio vuole sputare fuoco? Niente. Questo, ok, e lui, salve signore. Sì, lei mi vuole sputare fuoco? Sì, ha capito male. Non ti permetta. In realtà potevo schivare con LT. Però. Allora, lì c'è un tizio con l'osso. Là ci stanno tante cose da prendere, quell'osso non me l'ha dato. Salve. No. Ah. 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 Ah! Ah! Ok, cadevo giù, mi incazzavo male. Aspetta, beh. Ok, non è scritto. Ok. Allora, dobbiamo andare su quella torre là che c'è una roba da prendere. Su quell'altra torre pure là che c'è una roba da prendere. Ho sentito brutti rumori. Volevano sparare. Salve, amico.
Proviamo di nuovo di sopra. Non troppo. Ah. Arrivare a quella torre là. Però mi conviene arrivare da sopra, se riesco in qualche modo. A salire là. Come salgo là? Non lo so. Però posso salire qua. Quindi saliamo qua. Vieni. Dove devo andare, mo? Mi sono perso di nuovo. C'è un tizio. Allora. Ehi. Ehi, dove devi andare? Ah, vieni qua. Ah, perché mi abbandoni? Non te ne andare. Ah, fattene. Devo fare cose strane. Ecco, lo sapevo. Madonna mia, che fa cura. Sentivo c'era un tizio qua. Ah, ah. Ah, no. Olè. Ho preso altre gemme. Ah, lì sta. Ma io ho solo una gemma. Allora, cosa di questo che devo buttare addosso? Che casino prima per uccidere quei tizietti là. C'era sta palla qua. E devo intendere un proprio. Ok. Vediamo se riusciamo a battere questi draghi. Bravo, stai fermo. No, perché questa cosa è inutile. Andiamoci di nuovo giù. Tiriamo di nuovo la palla. Una là sopra. Dove fatto? Dai. Ma là sopra mi sono andato, tipo vedo che c'è una finestra. Però stia fermo. Ma vai Spyro, vai a quel paese. Salve. Sì, in qualche modo arrivare laggiù. Come ci arrivo? Quello è un tizio là sopra. Devo pure riuscire ad arrivare là. Non so come completare questo livello. Ma scherzo, è qui. Vado qua. Posso buttare. Maledetto! Ma mamma è un drago. Ma è un drago di sicuro. La smetti! Allora, un sacco di danno con uno stupidotto. Vado qua. La borsa mi porta solo. Non penso che ne sopra tutto. Era un po'. E butto di qua, muoio. Quindi non lo facciamo. Poi mi fa tornare a casa. Saremo di nuovo qua sopra. Dobbiamo avere una visione di tutto. Se non mi devo tornare di nuovo. Sarà aperta una zona. Lei, non ti guardami in quel modo. Se butto da lì, bravo. Non cadere. Ah! Corri. Usa gente. Entra vecchio mio. Sì. No. Ho un po' di problemi. Vabbè. È molto simpatico. Amichevole, vero? Blocco. No. No. Ah! Ah! Dark Souls! Sei tu! Corri! Maledetto! Per tutti quelli che stanno a terra, perché stiamo nel gruppo. Meglio, vai, stiamo facendo tutti quanti piano piano. Ah, ok. Manca uno. Piglialo. In zona. Vedo gente che vola. Ok, allora, là c'è la parte per il sergente, però noi andiamo a riportarli a caso. Anzi, no. C'era una turbina, ma come si chiama? Ah no! Aspettate. No, computer, che cacchio fai? Volevo vedere cosa mi stanno scrivendo e tu mi fai le cose strane? Aspettate un attimo che ho problemi con le cuffie.
Ok, c'era l'obiettivo di distruggere tutte le mongolfiere, sarà di sicuro un insergente. Che ore sono in tutto questo? Altro qua ce l'abbiamo, dai. Ok, quindi di qua. E per andare là. Non credo proprio. Questa zona non ho capito a cosa serve, per esempio. Forse l'ho capito. Forse l'ho capito, se ci riesco. Un genio. Ah, lo sapevo. Ok. C'è della roba? No, però posso cadere giù come un deficiente. Per fortuna c'era. C'era la roba messa a mano. Cado giù mo. Tu! L'ho preso, non me l'aspettavo. Quindi qua c'è una zona dove c'è tipo un primitivo, non so se sta qua. Ah, ho capito. Se vuoi una mano con il tonichetto qua, vero? Stai andando benissimo. Fuga. Trova il resto delle ossa e potremo rimontare il mio amico. Ok. Già ne abbiamo tipo. Okay. Ecco, ora ne abbiamo 3. Dobbiamo arrivare a 8. Più o meno la zona dove stanno i tizi, me lo ricordo. Un bel saltino. No, arrivo, mi serve una palla. Ora trovo la palla. Qua sotto c'era una palla. Via la palla. Ok. Rude. No! Non fa ingresso. C'era un drago sopra di me. Vedo volare e mi metto lontano. Olè. Ok, perfetto, quindi abbiamo la zona qua che c'è un portale, vediamo dove porta questo portale. Dove porta il portale? No. Forse era dove fare. Da un sito strano. Facciamo un caffè in mano, vedo. C'è un buco là. Salve. Stavo giocando al riporto con il mio lupo Farley. Ma per lupo. Sbaglio ho tirato la palla in quel buco. E lui l'ha corso dietro. Sì, ma perché c'era un buco lì? Laggiù. E io mi sento proprio inutile a starmene qui, ad ascoltare i suoi guaiti che si fanno sempre più fievoli. Non piangere, lupetto, non piangere. No, poverino, mi mette tristezza. Lo salvo io il lupo. Buttiamoci di prepotenza! Ah! Dobbiamo trovare un lupo. Eccolo, com'è bellino. Salve, lupo a chiotto. Oh, giocare a pallina. Vieni, vieni, falla prendere. No. Proprio qua chiotto. Ho capito. Falla prendere. Grazie. Bella. Bravo, lo qua chiotto. Vuoi essere carino? Una pallina. Bello, stiamo giocando a pallina con un lupo. Lupetto, stai attento che c'è gente lì. Io quello corre tipo, aiuto, mi stanno inseguendo. Dimmi che hai paura di lupacchiotto. Di cosa hanno paura di lupacchiotti? Dai, siete grandi e grossi. Siete paura di un cosettino piccolino piccoletto. Una pallina. Dai, ho lanciato la pallina e l'ho ucciso. Ma come? La pallina che fa male? È impossibile. Ciao. Ah. Dai, non ci credo. Io lancio la palla e si fanno. E muoiono. E lo pacchetto. Vai. La tua pallina l'hai dimenticata qua. Aspetta, fammi esplorare un po'. Bellino. Okay, allora, signor lupo a chiotto. Pensare qua. Bella. Dammi la pallina. Non si trova. Aspetto. Via la pallina. Vai, bravissimo. Guarda. Signor lupetto. Di cosa ti posso. Prendo la tua pallina. La mia pallina, carina. Grazie. La pallina qui.
Rubetto. Penso non vada bene. Cosa ho attivato? Ok, quindi. Ok. Ah. Ok. Grazie Roberto. Resta lì. Ah, ma io. Ok, c'ho un salto che fa paura. Fatto prima, secondo me è bene. Andiamo. Lui deve stare qua. Però mi deve ridare una pallina. Ok, quindi devo lanciarlo qua. Mi deve ridare una pallina. Poi se salgo qua. Mi alza quello. Ok, quindi conviene che faccio una cosa molto. Sto sbagliando in realtà, però continuiamo così. No, perché lo devo prendere la pallina. Perché salti? Ah no. Potrei anche Peppe. A quanto è posto di bitrate della One? Se resta nel bello fluido nella live, si vede bene. 3007 mi sembra. Grazie per il feedback. Peppe. Ok, quindi diciamo ho sbagliato a fare. Quindi lupo, vai a prendere la pallina. Bene, via. Grazie. Quindi questo me la basta. Là. Ok. Metto qua, mi alza quello. Io sono scemo. Mi scusi. Ma io non lo so, alcune volte mi sorprendo della mia scelta. Della mia scelta. Ancora più. Corri, corri! Ah no, deve essere tutte e due. Ma. What the? Come? Perché? Grazie Spyrover tu però che collabori molto a quanto pare. Perché? Con Y dovrebbe fare la planata, ma ogni tanto cade. Ecco, per esempio, mo' cade. Ho fatto lo stesso. Oh, vedi quanto è bravo. Aspetta, signor lupo. In realtà dovrebbe stare qui. Corri! Ah, io l'ho lanciata la pallina. Ma oh, è pure io però, mi sto iniziando a arrabbiare. Senti, la pallina da qua. Pallina. La pallina di tua mamma. Fare un pochettino il cane. Questo che non la vuole prendere, vabbè. Amico, ho lanciato la pallina? No, ho lanciato la pallina. Cane. Cane, poi il lupo, quello per te. Buggato. Si è buggato il lupo! Potresti scendere gentilmente.
che sei buggato. Io te la lancio. Prendi. Dato, come faccio? Posso superare i livelli? Va bene. Io lancio la pallina, no? Perché amico. Vediamo come la piglia la palla là. Dai, si è buggato il cane. Eppure su Spyro però. Mi sa che mi devo sfidare? Cane. Ah, ne, ah, ne. Capito. Per un piacere. Vediamo se si è sbuggato. Io lancio la pallina e non la prende. Non Spyro, però questi bug, non mi vanno bene. Mi arrabbio, però. Siamo da 70 minuti sullo stesso livello. Ah, devo ricominciare proprio tutto da capo. Bene. Tanto la roba l'ho presa. Mi dia la pallina. Cerchi di non buggare. Dove sei la prima? Ah, è troppo lontana? Sì. Wow. Vai, via la palla. Via la palla. Prendi, ma... Ah, bravo, ok. Poi ti sei messo proprio tu sopra qualcosa. Prima non l'avevi fatto. No, prendi questo. Ci stanno i nuovi nemici, ma tanto hanno paura di questo cagnolino piccolino piccoletto. Cagnolino poi è un lupo. Esagerà. La pallina è caduta giù. Ce n'è una discorsa. Ah, che bello. Grazie. Ma perché sono saltato? Mi serve la pallina. Se no non posso saltare. Va bene. Oddio, cosa fa? Lascia saltare qui. Ok. Quindi immagino che io ora devo mettere. Vediamo. Quindi farà una cosa molto piano. Prima si è buggato. Ah, no, maledizione. Ah, buttati. Non lo faccio scendere prima, no? Ok. Ah, adesso devo provare una cosa. Non so se è il metodo giusto. Però se fa sempre sto fatto, come mi dà fastidio? Aspetta, aspetta. Mi è scritto. Vabbè, sì, da lanciare a Roma la pallina. Buggare. Se tu ritorna. Ok. No, in realtà mi serve. Tu stai qua. E dammi la pallina.
ti serve? Tu serve, io sto qua sopra, tu devi andare là, ok? Però devo fare una corsa, no, non è ok, di sicuro non ci arrivo là, inutile che fa, soprattutto se fa così Spyro. Ah! Sto cervellando come non ci sono, secondo me è andato là, non ci arrivo. Ne ho l'uomo. E mi deve scendere. No. Sì. No, lupo, senti, mi ridia la palla in mezzo. Perché non mi prendo la palla? Ho sbagliato per metterla. La dolina tu. Aspetta che è facile, perché non riesco a... No. Aspettate. Ma che devi fare? Me le vado a mangiare. Ciao, io cerco di capire. Devo arrivare là sopra comunque, ma non ci arriverò mai. Vedi cosa fa. Ma io sono scemo pure cosa. Guardiamo. Ti lancerà un po' un pochino più lontano Spy. Io questo fa scendere quello. Di lui deve arrivare lì, mentre io sto qua sopra. Ma dovrebbe stare pure qua sopra, dovrebbe stare io. Se no quello non sale. Oh! Oh! Bagano! Perché c'ero riuscito? Bene. Andiamo lì. Sì, ok. Vado di nuovo. Lo ama, è un dinosauro. Piglia la pallina. Non ci credo mai nella vita. Più tardi, ciccio. Okay. Vado di nuovo. Ok, ho capito. Questa parte qua del gioco è proprio una bruttissima parte. E ho capito perché me l'aveva detto appunto Daniele. E mi suicido di nuovo. Cerchiamo di farla subito perché mi stanno... sta uccidendo questo gioco, non... boh. Prima se l'ha fatto, però si è buggato male lui di nuovo. C'è una cosa, voglio speedy speedy. Come sta palla del cacchio? Inizio a incazzarmi. Beh, me la dai sta palla. La prendi! Mi ha dato il drago del me. Dammi sta palla. Brutto. Ok, potevo pure non prendere prima la palla allora. Tanto se ne va lui. Lupo, dammi sta palla. Grazie. Un po' buggata. Da lì. Dai la pallina. No, ti prego. Non mi dire. No. Sto iniziando a odiare i lupi. Sono scemo. Ok. Culo.
Qua me lo dice lui, guarda, devo andare qua. Vieni avanti. Ah, dai. Ok, no, stavo iniziando a arrabbiare. Ti messo sulla piattaforma. Corri. Ah, mo ci sono riuscito, Un patto. Un patto. Dai, dimmi che è finita perché mi sta venendo qualche cosa. Devo spaccare la parete. Non lo pacchiotto. Allora. Aia. Provo. Mi dia l'uovo ora. Hai trovato Farley? Come potrò mai ringraziarti? Potrei darmi nuovo questo vecchio uovo, ma Farley l'ha mordicchiato tutto ed è appiccicoso di saliva. Oh, ma è il pensiero che conta, no? Eh sì. Liss. Grazie, è stato un incubo. Quante uova mancano? Una. Raccogli le ossa. Dio, prendi pure le ossa. Tutto. E dai. Dice, livello di sedge. Devi farlo velocemente. Sono pronto a pattugliare le torrette e il perimetro delle isole quando vuoi. Ok, andiamo. Se hai bisogno di me, mi trovi qui. Ho sbagliato tasto. Sì, sì, sì. Entra, vecchio mio. Voglio fare una cosa molto veloce, veloce, veloce. Sono pronto a pattugliare le torrette e... Il mio sì. È bello essere di nuovo in azione. Immagino. Ah. Bello. Beh, raggi che arrivano oggi. Muori. Ti dia l'osso. Bello, questo gente. Molto più semplice volare così, no? Volare poi. E obiettivo. Ci sono tutte le mongolfiere. Ah, quelli sono mongolfiere in modo. Io non le avrei chiamate. No. C'è 5 di 8. C'è un po' dappertutto. Non essere gente è facile proprio da pilotare. Non si arriverà al centro. Tutti c'è un'altra qua, sì. E laggiù ce n'è un'altra ancora. Ehi, yeah. Là ce n'è un'altra. Ah, non so proprio. Maledetto. Allora, vediamo se ce ne sono altri. Volevo vedere poi se ci sono altri tizi qua di fuori con le ossa. Forse non la posso spostare. Siamo in giro con il lanciare le vecchie sergente. Volevo vedere che il livello è proprio vuoto. Quindi devo trovare tutte queste torri così tipo. Qui già l'ho preso. Ok, qua già l'ho preso. Ma qua c'è qualcuno. Immagino di sì.
vedo da qualcuno. Allora, vediamo, andiamo piano piano. Torno, torno. Non sento niente, quindi. La visuale però non aiuta. Sopra. Uno. Non posso avere questo. Quindi direi che ti porto. Non ti pagare. Ok. Era così come decorazione, quindi. Vediamo se sopra c'è qualcuno. Dove sta reato? Ah, l'ho visto. Perfetto. Mancano altri due dopo questo. No, me ne mancano un altro dopo questo. Vediamo questo. Perfetto. Ah. Ok, dove sarà l'ultimo ora? L'ultimo stronzetto? Dove può essere? Vogliamo in giro, Lì? No. L'ho visto. Oh, c'è una gemma. Andiamo alla gemma. Allora sarà qua, così per... Scusate, però non prendiamo posto. Ok, ora posso vedere. Yeah. Vieni, prendi questo. Avrei voluto tenerlo per ricordo, ma non ho più spazio nella valigia. Ralph, spacca tutto. Amico si sente molto meglio ora. Oh no, ecco che ricomincia la sua danza delle ossa. No, ho capito, no. Non lo fare. E dai, c'era due volte nel gioco addirittura. No. Non lo posso rompere di nuovo. Ah no, si rompe da solo. Non si rompe. Ti odio. Dai, ti prego, in qualche modo. Muori! Sei brutto! Ah, dovevi proprio tornare. Adesso ricomincerà con la sua solita solpa. Ma tu ecco, mi hai chiesto. Che inizia di nuovo. Ah, ma ogni volta lo fa. No, basta. Ah, via, show. Dove dobbiamo andare? Qua devo tornare con Spider-Man. Ok, sono pronto a pattugliare le torrette. Se hai bisogno di me, mi... Ok, quindi devo andare qua. Ho mancato qualche gemma. No, nuovo. Prego. L'unica gemma che mancava, no? Completata al 100%? Ok, perfetto. Abbiamo fatto pure l'obiettivo, giusto? Vediamo. Sì. Abbiamo fatto anche lo skill point. Ho sbagliato tasto. Sì. Torniamo. Ah, esci dall'aria. Sì, esci. Ah, mi esce proprio dall'aria, no? Esci dal livello. Esci. Ragazzi, questa live è stata intensa. Abbiamo fatto solo un livello, ma era davvero... c'è un casino. Cacchio, non me l'aspettavo così. Mamma mia. Finalmente siamo riusciti, ci abbiamo messo 90 minuti per fare un singolo livello, figuratevi. Sono uno scassone proprio allora. Ah, ragazzi, scusate se vi ho fatto annoiare ogni tanto, però... Purtroppo questo livello era proprio un casino. Ho fatto delle morti sceme. E niente, quando finisce di caricare mi sa lustro.
Che tardi. Cutscene? No. Bene ragazzi, allora direi che per oggi può bastare qui. Grazie a tutti per il supporto, grazie per avermi seguito e noi ci vediamo alla prossima live. Ciao!